Salve a tutti, siamo tornati in un nuovo video con me e stiamo parlando questa volta di nuovo di calciomercato. Abbiamo trovato molte notizie molto importanti, ho diviso ancora per squadre, meglio così, così abbiamo un discorso più fluido, molto discorso sulla Juve, molte parole sulla Juve da dire questa volta, rispetto all'altra volta che era più concentrata su Napoli, questa volta sulla Juve, perché abbiamo molte notizie in base al calciomercato che devono fare e cosa vogliono fare in società. Abbiamo anche qualche nuova squadra messa così e qua per avere qualche notizia. Io direi di iniziare e partiamo subito con il calciomercato. Allora, partendo dalla Juve, che è un discorso molto più ampio, e cerchiamo di finire sempre con il Napoli. La Juve partiamo subito con la società. Allora, Pirlo si è presentato, ok, il nuovo allenatore, non ha molta esperienza, è la prima volta che si affaccia in un ambito calcistico da allenatore. Nutrono molte speranze perché, come ripeto pure all'inizio, se farà almeno un 50% di quello, per cento di ammesso in campo da calciatore, la Juve sta sicuro per i prossimi 10 anni, perché è un grande giocatore e speriamo anche allenatore per loro, perché a noi fa piacere che venga sempre Napoli. Parlando di questa società, hanno messo, non so se è una scelta societaria o scelta sua, che devono vendere molti giocatori. Perché, come abbiamo visto dall'ultima notizia, hanno un budget molto limitato e stanno molto con debiti. Infatti, devono fare almeno molta cassa per poi stare a stabilire i conti. Allora, abbiamo capito che ufficiale Matuidi ha rescisso il contratto, è andato a parametro zero e se n'è andato via. Mo è uno dei tanti, perché mo ci sta ancora Higuain da levare, Douglas Costa da levare, De Sciglio da levare, Ramsey da levare. Pochi rimane più, De Sciglio abbiamo detto, Higuain, Dybala si sta parlando, perché adesso non è più cedibile, adesso se arriva un'offerta sui 100-120, ma pure sui 100 secondo me potrebbe andare via Dybala. Per il momento non ci sono offerte, però potrebbe andare molto probabile via, per sanare un po' i conti di miraggio. La Juve si sta guardando anche un po' intorno, non è che sta facendo grandi follie per il momento, perché prima deve cedere e poi può mettere in mercato anche Khedira, ma già si sapeva Khedira, che era da un po' di tempo che non stava facendo ancora niente. Allora, vuole rimpiazzare l'attacco pensando a Morata, piace a Pirlo, ha giocato con lui, hanno fatto due finali di Champions pure assieme, se non sbaglio assieme, sì, piace, è diventato molto maturo giocando all'estero in Atletico Madrid, Chelsea, queste squadre. Potrebbe ritornare, c'è la volontà di Pirlo di prenderselo, ma dobbiamo ancora vedere perché per il momento sta ancora con Higuain. Finché non venderanno un attaccante e faranno cassa, non prenderanno ancora nessuno. Si sta parlando di Mandragora ancora, perché è della Juve, solo che sta in prestito e non vogliono riscattarlo l'Udinese. Allora molto probabile tornerà Mandragora, finché non si sa ancora cosa fa, molto probabile resterà anche lui alla Juve. Molto probabile farà un quarto, un quinto centrocampista. Perché Thomas, Rabiot non si possono spostare quei due, e posta ancora Bentancur, che forse potrebbe essere lui il perno centrale del centrocampo di Pirlo, anche se la formazione molto probabilmente cambierà. Poi passiamo con Dybala, ripeto, potrebbe andarsene, se arriva l'offerta giusta se ne andrà, insieme agli Higuain. Come pensando all'attacco, come avete veduto lo scorso video, punteranno su qualcuno giovane oppure Morata, o prenderanno qualche giovane del Genoa, come abbiamo ripetuto tra Scamacca e quell'altro là. Punteranno molto su una punta vecchio stile, anche per l'età, molto abbastanza quotata pure buona. E Dzeko si sta parlando molto bene. Hanno avviato già i contatti, però non si sa ancora niente. Per il momento c'è un sondaggio fatto e su e giù si potrebbe e non si potrebbe fare, dipende sempre da come vogliono giocare. Ripeto, dovranno fare prima cassa e poi potranno uscire ad acquistare qualcuno, anche se i soldi ce l'hanno, però faranno prima cassa. Poi parliamo di Benevento, bella squadra, si è salvata la Serie A, quest'anno è il secondo anno che è in Serie A, sta cominciando a fare un mercato, già l'aveva fatto molto tempo fa all'inizio, solo che ce l'hanno bloccato, l'acquisto di Remy, grande attaccante, abbastanza giovane, 28 anni ce l'ha, molto forte era Remy, solo che il problema è che non so quale società gli ha impedito di trasferirsi in Italia. Allora, bloccato il mercato e si è puntato per il momento per il difensore Glick, grande ritorno, grande stagione al Torino, quando l'ultima stagione ha fatto grandissima stagione col Torino, grande, era il difensore con più gol in Serie A per il momento di quella stagione. Si è trasferito a Monaco, non è che ha fatto chissà che, però è un grande acquisto per il Benevento che ritorna in Serie A.
Passiamo alla Lazio, che abbiamo anche molte notizie sulla Lazio. Dico, la Lazio si sta muovendo sotto proprio i passaggi del treno, proprio sotto treno sta passando la Lazio. E comunque sta facendo l'acquisto Muriqi, del giocatore del Fenerbahce, se non sbaglio, 15 milioni, fatta quasi, sta per concludersi. Davi Silva è quasi fatta, anzi è fatta per 100%, e si sta pensando anche un portiere. Come l'altra volta abbiamo detto, un portiere che forse dovrebbe essere tipo, forse consigli, si sta pensando a Sergio Rico. Sergio Rico ha fatto un bel campo, non ha fatto chissà che, dovrebbe essere il terzo sostituto del Paris Saint-Germain, però potrebbe essere un bel sostituto. Nel Milan si parla solo di qualche colpo fatto qua e là della primavera, ad esempio Robac, nuovo giocatore della primavera, acquistato grazie anche a Ibrahimovic perché detiene metà parte del 40%-50% della società di dove giocava Robac e saranno presi in primavera. Questo è un acquisto per la primavera. Parlando dell'Atalanta, io farei prima cosa i complimenti all'Atalanta perché anche essendo tifoso napoletano, però nel calcio ci sta qualcosa da dire, si deve dire, e complimenti all'Atalanta, grandissima partita. Peccato che nel finale hanno perso l'opportunità di passare alla semifinale, mi dispiace, però complimenti sempre all'Atalanta, orgoglio sempre italiano, si può dire sempre così. E sta contando come secondo primo portiere, perché Gollini si è fatto male prima della quarti di finale, e sta puntando su Perin. E della Juve, è andato in prestito al Genoa, ha salvato il Genoa anche con le sue parate, anche se ha preso parecchi gol, però ha salvato il Genoa per il momento, e tornerà alla Juve. E la Juve lo vuole vendere perché ormai già tiene Buffon, può tenere anche Škrtel che è titolare, non può tenere un terzo portiere titolare, allora lo venderà molto probabile. E se lo vuole prendere sì, l'Atalanta. Sta parlando un giro di portieri molto grande, partendo anche con l'Atalanta, col Torino, Cagliari e giriamo così pure per Napoli, dai, così mettiamo pure in mezzo a Napoli. Parliamo di Sirigu, che era molto intenzionato a essere andare dal Torino, però hanno bloccato la cessione a Napoli, cioè lo scambio non si farà con Napoli con Meret, e già leviamo questo qua. Si sta avanzando di farlo tornare al Cagliari, perché lui è nato di là, è sarto se non sbaglio. Lui, secondo me, farebbe pure piacere, però Cranio forse potrebbe fare uno scambio con lui, e nel caso se Sirigu se ne dovrebbe andare, andrebbe di moda molto probabile al Torino Sepe, che lo vogliono molte società perché ha fatto un bel campionato e molte società quotate. Infatti anche Napoli lo desidererebbe come secondo me secondo portiere o Meret o Spina, dipende. Parlando ancora del Torino, è quasi fatta per Rodriguez, Riccardo, terzino sinistro del Milan, 3-4 milioni è fatta, dovrebbe oggi forse potrebbe chiudersi arrivare all'ufficialità e concludersi anche il contratto. E il Torino sta facendo anche molto notizie sul mercato, pensando a un centrocampista come Lainetti e un attaccante. Anche lui sta puntando su Pinamonti come la Juve, infatti mo la società sta puntando a più giovani che ragazzi di esperienza, dai, perché vorrebbe giovanire un po' con la rosa, anche se ha preso Riccardo Lovese, che non è più giovane, 28 anni ce l'ha ancora, però sulla fascia dà il suo. Perché secondo me Giampaolo ha qualche idea in testa che potrebbe far bene. Ricordiamo che la Sampdoria ha fatto esplodere tantissimi talenti. Parlando alla fine del Napoli, dobbiamo dire che allora Reguilón è avanzata la prima offerta. C'è l'offerta accettata pure forse il Real Madrid, solo che dobbiamo aspettare che il Siviglia finisca l'Europa. Finisca l'Europa il Siviglia, e forse si potrà procedere anche con il Real Madrid a parlare più seriamente con lui. Un'altra cessione che ha fatto in Napoli è stato Leandrinho. Tanto talento non mi è sembrato, però è andato via, c'è sceso il contratto con Napoli, se n'è andato via in Brasile di nuovo, e Napoli tiene un posto extracomunitario disponibile, che è molto probabile, forse lo prenderà Gabriel, nel caso Koulibaly se ne vada. Come terzo portiere, venduto Carnesi, molto probabile tornerà Contini dal Virtus Entella, bel campionato, tranquillo per il Virtus Entella, e mo forse potrebbe tornare lui come terzo portiere. Un altro attaccante, o no, un altro centrocampista che vuole puntare il Napoli nel caso di cessione di Annar, che è quasi probabile, è 100% fatta con l'Everton, forse manca qualcosa ancora, potrebbe puntare Vlasic, un giocatore croato se non sbaglio, del campionato, non mi ricordo comunque precisamente Vlasic, comunque punteranno molto probabile su lui. E un'altra notizia che è stata poco tempo fa, il Napoli sta puntando un altro terzino, nel caso dovrebbe saltare Reguilón, e dovrebbe essere un terzino della Dinamo Mosca, se non sbaglio, ucraino.
è molto probabile, anche lui con 10 milioni potrebbe portarselo a casa in Napoli. Abbiamo parlato di tutte le notizie, spero che vi fa piacere sapere queste notizie di calciomercato. Fatemi sapere altre, nel caso qualche altra squadra che vi fa piacere. Noi ci vediamo al prossimo video di calciomercato. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale e mettete mi piace.